stanno facendo tanti tentativi per far diventare la vita sempre più lunga. Cercare l'immortalità è difficile. Tre sono le strade: quella chimica, quella elettronica e quella chirurgica. Quella chimica è quella che stiamo seguendo adesso, una strada legata a migliorare le situazioni del nostro corpo, la nostra salute, la nostra prospettiva di vita, la nostra qualità di vita nel tempo. E poi si comincia a parlare di fantascienza. Si parla di fantascienza quando, come ho avuto modo di vedere per esempio in Russia, ci sono persone che fanno congelare il proprio corpo nell'azoto liquido dopo la morte per cercare di sperare in un futuro, quando quel corpo magari potrà essere riportato in vita e magari guarito dalla malattia che l'ha portato fino alla morte. Ma c'è chi rischia ancora di più e rischia addirittura di vedere il suo corpo sezionato. Infatti alcuni conservano tutto il corpo, alcuni solamente la testa, costa di meno, e quindi si cerca di risparmiare anche in questo. Poi la fantascienza si fa più spinta quando si parla addirittura di trasferire la memoria di un uomo in un computer, sperando poi di poter reinserire tutto questo nella mente di un altro donatore. Sì, ma donatori chi sono? Sono degli uomini che hanno magari perso l'utilizzo della mente in un incidente e questa mente può essere sostituita, oppure qualcosa di molto più criminale, e quindi sostituire un uomo invece che sta benissimo con uno molto ricco che può prendere il suo posto. La verità è che questa ricerca spasmodica della vita e della vita sempre più lunga rischia di togliere il sapore alla vita che abbiamo, perché forse il sapore della vita e il vivere ogni giorno, ogni minuto è importante proprio perché sappiamo che abbiamo un numero finito di giorni e che questi giorni vanno vissuti al meglio e che vivere è un grande regalo, un dono che dobbiamo sfruttare nella maniera migliore e positiva. Infatti, se pensiamo al fatto che se noi prendiamo 80 kg di sangue, di muscoli, di ossa, non creiamo un uomo. Per dare la vita a tutto questo c'è bisogno di qualcuno che lavora ad oggi molto meglio degli uomini.